Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. Wi-Fi, banda larga e formazione, ecco il piano digitale per le scuole. Formazione del personale scolastico, competenze per gli studenti, strutture e strumenti adeguati, monitoraggio, contenuti e amministrazione digitale. In attuazione della legge 107 arriva il piano nazionale per la scuola digitale presentato al Ministero dell'Istruzione. Un'iniziativa voluta per ripensare la didattica e per generare una trasformazione culturale che parta dalla scuola e che raggiunga ogni sfera della società, dai centri più urbanizzati alle periferie più isolate. Un piano triennale rivolto a tutto il territorio nazionale, per cui sono state stanziate risorse, circa 1 miliardo di euro, dei fondi strutturali europei e fondi della legge 107. Queste quindi le azioni e gli obiettivi. Fibra e banda larga alla porta di ogni istituto. Entro il 2020 tutte le scuole potranno ricevere dai diversi operatori un'offerta di connettività in banda ultralarga, grazie anche all'intesa sottoscritta tra il MIUR e il MISE. Grazie a un investimento complessivo di 90 milioni di euro inoltre, ogni scuola avrà a disposizione tra i 7.500 euro e i 18.500 euro per il cablaggio interno del proprio edificio, per un utilizzo più efficace di tutte le dotazioni digitali. Mantova, capitale italiana della cultura 2016. È Mantova la capitale italiana della cultura per il 2016, ad annunciarlo il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, in una conferenza stampa al Collegio Romano, convocata al termine dei lavori della giuria di selezione presieduta da Marco Cammelli, che ha consegnato nelle mani del ministro la busta sigillata con il nome della città, designata Capitale Italiana della Cultura 2016. Mantova riceverà 1 milione di euro di finanziamento dal MIBACT, oltre all'esclusione dal patto di stabilità delle risorse investite per la realizzazione del progetto. Le 10 città finaliste erano Aquileia, Como, Ercolano, Mantova, Parma, Pisa, Pistoia, Spoleto, Taranto e Terni. Roaming, l'Europa punta all'abolizione. Entrerà in vigore dal giugno 2017 il divieto di applicare tariffe roaming nell'utilizzo dei telefoni cellulari su tutto il territorio UE. Inoltre vengono stabilite anche norme più chiare sul diritto di accesso a internet. Grazie a questo accordo l'Europa diventerà anche l'unica regione al mondo che garantisce giuridicamente internet aperta e la neutralità della rete. Il principio della neutralità della rete sarà applicato direttamente nei 28 Stati membri, ha detto la relatrice Pilar de Castillo. Dal 15 giugno 2017 saranno vietate le tariffe roaming nell'UE per le chiamate, per l'invio di messaggi di testo e per l'utilizzo di internet tramite dispositivi mobili. Inoltre, a partire dal 30 aprile 2016, le maggiorazioni del roaming non dovranno superare di 0,05 centesimi al minuto per le chiamate vocali, 0,02 per ogni messaggio di testo, 0,05 per ogni mega di navigazione su internet. In Zimbabwe è strage di elefanti. È una vera e propria strage quella che si sta consumando in Zimbabwe nel parco nazionale di Wange. Una mattanza di elefanti, ne sono morti solo negli ultimi giorni 22, dettata dalla sete di avorio. I grandi pachidermi avvelenati con la tecnica del cianuro iniettato nelle arance dall'inizio del mese salgono così a 62. Solo nel 2013 gli animali abbattuti dai cacciatori di frodo furono oltre 200, alcune stime parlano addirittura di 300 esemplari. E per portavoce del parco, Caroline Washaya Moyo, il dito è da puntare sui bracconieri. Con le arance avvelenate molti sono gli animali che oltre agli elefanti adulti, ma anche cuccioli privi di zanne, stanno morendo senza che i guardia parco possano far nulla. L'avorio frutta un giro di affari pari a 23 miliardi di dollari l'anno, una cifra che si piazza al quarto posto dopo droga, armi e commercio degli esseri umani. Arriva Kibo, messaggi criptati anche in chat pubbliche. Arriva un utility per le chat che permette di scambiarsi messaggi criptati anche in conversazioni pubbliche. Si chiama Kibo ed è concepito per funzionare con tutte le applicazioni di messaggistica, compresa WhatsApp. Il funzionamento dell'app è semplice, anche se ha un vincolo: entrambi o tutti gli interlocutori devono avere sul proprio smartphone Kibo. Due gli spazi che la tastiera offre per scrivere messaggi. Il primo spazio è quello classico dove si scrive il testo che può essere letto da chiunque. Il secondo spazio invece è contrassegnato da un'icona lucchetto. Una volta chiuso il testo spedito diventa criptato al suo arrivo e per sbloccarlo bisogna copiare il testo e incollarlo nella finestra Kibo. Il messaggio è sempre nascosto, non viene cioè mostrato né nella conversazione né nell'anteprima del messaggio.
Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.